Proseguono gli incontri in città in vista del referendum del 4 dicembre, quando gli italiani dovranno pronunciarsi con un sì o con un no al quesito sulle disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e la revisione quinta della parte seconda della Costituzione. Anche l'Associazione Nazionale Magistrati di Caltanissetta, nell'ambito degli incontri della magistratura con la società civile, ha voluto promuovere un convegno dal tema referendum, le ragioni del sì e del no. Tra i presenti anche una rappresentanza delle classi quinte dell'Istituto Superiore Rapisardi da Vinci. Non è un dibattito, è solo un incontro di formazione per far conoscere alla cittadinanza e a noi stessi, a tutti quanti, questo referendum e per capirne le ragioni, a prescindere dal sì o dal no. Ma solo per informare, non come dibattito. Abbiamo intenzione di incontrare oggi i due docenti universitari che provengono da Catania e che sono appunto docenti di diritto costituzionale e di diritto penale, solo al di fuori di ogni dibattito, al di fuori di ogni polemica, ma solo per spirito di servizio, come spesso la giunta dell'ANM fa per questa cittadinanza e per la collettività. A spiegare le ragioni del sì, Giovanni Grasso, ordinario di diritto penale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania. E bisogna votare sì perché il bicameralismo perfetto e paritario, come è stato delineato dalla nostra Costituzione, è assolutamente superato. Non solo, ma esso è frutto, come ha detto il presidente Mattarella in un articolo che aveva scritto più di 30 anni fa, è frutto di un risultato addirittura direi accidentale. Nessuno voleva il bicameralismo paritario e proprio per questo è superato e la riforma costituzionale lo supera, prevedendo che il Senato abbia delle competenze particolari ma non sia più titolare della funzione di indirizzo politico, non dia la fiducia al governo e ha un limitato apporto, diciamo, alla funzione legislativa. A sostenere le ragioni del no invece Agatino Cariola, ordinario di diritto costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania. Questa riforma è una riforma manifesto, è caricata di tanto significato politico, ma gli interventi sull'assetto organizzativo sono alla fine minimi. Si riduce il numero dei senatori, si crea un Senato piuttosto confuso. Pensi un po', ci sono 5 senatori nominati dal Presidente della Repubblica, ma solo per 7 anni. 21 sindaci, 74 consiglieri regionali che fanno contemporaneamente i senatori. Le competenze e così com'è pasticciata la composizione del Senato, è pasticciata l'attività del Senato, le competenze del Senato.